Sit-in di protesta davanti alla sede della direzione generale della ASL di Lecce. Lega Ambiente, Italia Nostra, l'ILT Lecce hanno ribadito un fermo no alla riapertura di Ecolio 2 di Presicce, l'impianto di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi. Tavolo di confronto proprio all'interno di quest'aula tra i principali protagonisti e diverse associazioni di categoria a tutela del territorio non sono interessate dunque all'apertura di questa azienda. La ASL avrebbe espresso un parere favorevole, anche se non è frutto di un'analisi e di un approfondimento, di una vera e propria istruttoria da parte dell'ASL sulla situazione, perché semplicemente dice l'ASL che si rimette alle prescrizioni dell'ARPA. Ecco, noi contestiamo già questo fatto concettuale, perché l'ARPA è un semplice laboratorio analisi, non è, diciamo, chi deve svolgere invece un ruolo di valutazione clinica complessiva di quel territorio ed esprimere poi un parere di sostenibilità di quel dato impianto. Quindi noi chiediamo che l'ASL, diciamo, riveda un pochino il suo atteggiamento intanto rispetto alla tematica, anche perché appena 3 mesi fa la stessa ASL ha pubblicato dati drammatici, a loro dire, va bene, sulla situazione epidemiologica, e indicando proprio nei distretti di Gagliano del Capo e di Gallipoli le aree più, diciamo, a rischio.